Il Taranto è a un bivio sempre più ingarbugliato, il futuro da un punto di vista societario con il 16 ottobre potenziale deadline in virtù di alcune scadenze importanti che vedrebbero coinvolte proprio il club rosso-blu ionico. Questa volta a scendere in pista è l'attuale responsabile del settore giovanile Pier Giuseppe Sapio che attraverso una nota stampa diffusa sui propri canali social, ha respinto ogni coinvolgimento su eventuali trattative di cessione del pacchetto di maggioranza. Questa la nota di Pier Giuseppe Sapio in risposta alle insistenti voci che mi indicano come rappresentante di un gruppo toscano interessato ad acquisire la proprietà del Taranto Calcio, mi vedo costretto a smentire categoricamente tali affermazioni. Desidero chiarire la mia totale estraneità a questa iniziativa, il mio coinvolgimento con il Taranto Calcio è limitato esclusivamente alla gestione del settore giovanile, cui sto offrendo un contributo gratuito e disinteressato, mosso solo dall'affetto per la squadra della mia città. Pertanto, invito a evitare ulteriori citazioni prive di fondamento riguardo la mia persona. Grazie. Fin qui Pierluigi Sapio, che rumors accostavano al Taranto come nuovo responsabile dell'area tecnica e quindi nuovo direttore sportivo che avrebbe poi individuato in Marc Iuliano un potenziale successore di Carmine Gautieri. Mentre per quanto riguarda l'APS Taras 706 avanti Cristo, socio di minoranza del club rosso-blu ionico, si difende da un punto di vista legale da ogni potenziale attacco strumentale. Questa è la nota stampa del Trust Rosso-Blu a tutela della propria immagine e credibilità. Il presidente e il consiglio direttivo dell'APS Taras adiranno immediatamente le vie legali nei confronti di coloro che tendenziosamente asseriscono che i suddetti stiano celando a tifosi e cittadini tarantini atti e informazioni cruciali relativi alla cessione del pacchetto di maggioranza del club. E l'informazione sportiva prosegue sul giornale rossoblu.it.